Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo periodo molte persone vanno in vacanza e spesso c'è il problema di come innaffiare le piante mentre si è lontani da casa. Se sul balcone dove abbiamo le piante abbiamo un rubinetto, possiamo creare un piccolo impianto di irrigazione con una centralina e alcuni tubi, come ho fatto io. Qualcuno però potrebbe non avere un rubinetto sul balcone e quindi non sapere come irrigare le piante mentre è in vacanza. Oggi quindi vedremo come costruire un piccolo impianto di irrigazione che funziona prendendo l'acqua da un serbatoio e lo faremo spendendo molto poco e in modo molto semplice. Iniziamo! Per realizzare il nostro impianto di irrigazione avremo bisogno principalmente di tre pezzi: un serbatoio, una piccola pompa e un timer. Per poter funzionare per una o due settimane senza essere riempito, il serbatoio dovrà avere una capienza di almeno 30-40 litri. Possiamo utilizzare quelle taniche che troviamo nei ferramenta, che però sono un po' costose e il tappo è spesso troppo piccolo per montare all'interno una pompa. Ciò che vi consiglio di usare sono queste scatole grigie di plastica con il coperchio. Anche se non sono pensate per tenerci dentro l'acqua, sono perfette per questo scopo. Costano circa 10 euro, si trovano facilmente nei negozi di fai da te e ce ne sono anche di molto grandi. È importante che la scatola abbia il coperchio per evitare che le zanzare ci vadano dentro. Il secondo pezzo che ci serve è una piccola pompa. Io ho questa che funziona a 5 volt. È veramente silenziosa e funziona piuttosto bene. Per far funzionare la pompa abbiamo bisogno di un alimentatore. E visto che la mia pompa funziona a 5 volt, useremo un semplice alimentatore USB. Vi consiglio di usarne uno da almeno 2 A, perché uno da 1 A non regge la corrente di spunto necessaria per avviare la pompa. Per far accendere la pompa a una certa ora per un certo tempo ci servirà un timer. Anche questi li trovate nei ferramenta per una decina di euro. Vi consiglio di evitare quelli meccanici, perché sono molto imprecisi, mentre vi suggerisco quelli digitali, come questo. Sono anche questi molto economici, ma sono molto precisi. Inoltre hanno una batteria all'interno che evita che perdano l'orario nel caso mancasse l'elettricità. La mia pompa è già stata utilizzata per varie cose, quindi il cavo è stato tagliato ed ora è troppo corto, quindi lo collegherò ad un altro cavo di qualche metro. Per evitare cortocircuiti, proteggerò le saldature con della guaina termoretraibile. Come quasi tutte queste piccole pompe, la mia pompa deve stare immersa nell'acqua per funzionare, quindi la incollerò al fondo del serbatoio con due gocce di colla a caldo. Poi ho fatto un foro nel bordo in alto della scatola per far uscire il cavo della pompa. Sempre nel bordo ho incollato la giunzione tra il cavo della pompa e quello che poi andrà all'alimentatore, ma questo l'ho fatto principalmente per estetica. Perché la pompa possa dare l'acqua alle piante abbiamo bisogno di un tubo. Io userò questo tubo da irrigazione di marca Klaber, perché casualmente entra alla perfezione nell'uscita della pompa.
Nel mio caso è stato sufficiente infilarlo, anche perché la pressione che farà la pompa è molto bassa. Per rendere tutto più ordinato, ho fissato il cavo elettrico e il tubo ad uno dei bordi della scatola, con una fascetta. Sempre per evitare che entrino insetti all'interno, ho incollato una striscia di plastica nel bordo, davanti ai fori. Al cavo che esce dalla scatola salderò l'estremità di un cavo USB. Questo passaggio potrebbe non essere necessario, perché su Amazon ho visto pompe che hanno già collegato un connettore USB e in tal caso non sarebbe necessario fare alcun collegamento elettrico. Quindi abbiamo finito di costruire il serbatoio, ora montiamo l'impianto di irrigazione sul balcone. Per provare la nostra irrigazione ho spostato qua vicino al serbatoio queste due piantine. Ho steso il tubo della pompa fino ad arrivare alle piante e l'ho tagliato a misura. Dove l'ho tagliato ho infilato uno sdoppiatore, sempre di marca Klaber, della stessa dimensione del tubo. Poi ho tagliato due pezzi uguali di tubo e li ho attaccati alle uscite dello sdoppiatore. A questi due tubi ho attaccato i due gocciolatori. Per fissare i gocciolatori ai vasi userò questi picchetti. Prima di mettere i gocciolatori nei vasi li regolerò più o meno a metà, anche se poi li potremo regolare meglio. Comunque vi lascio il link in descrizione a tutti i componenti che ho usato nel video. Ecco i nostri tubi montati. Poi ho fatto arrivare il cavo della pompa fino in casa, dove poi si collegherà al timer. Essendo un cavo molto sottile, passerà senza problemi sotto alla finestra. Una volta messo il cavo, ho collegato il connettore USB all'alimentatore. Ho attaccato il timer ad una presa e al timer ho collegato l'alimentatore della pompa. Ovviamente è meglio mettere il timer dentro casa per evitare che prenda pioggia, ma se non avete alternativa al metterlo fuori, proteggetelo bene, come spiego nel video che ho fatto qualche mese fa. Una volta montato tutto, dobbiamo riempire la scatola di acqua. Per farlo ho chiamato una nuvoletta carica di pioggia. Ovviamente dietro alla nuvoletta c'ero io con il tubo dell'acqua, ma questo è un dettaglio. Poi ho programmato il timer per irrigare mezz'ora alle 12. Come vedete, quando arrivano le 12 la pompa si attiva e inizia a scendere l'acqua dai gocciolatori. Comunque, se vi state chiedendo se la pompa è rumorosa, no, è silenziosissima, si sente a malapena che è accesa. Quando arrivano le 12:30, come programmato, la pompa si spegne e l'acqua smette di scendere. Bene, direi che questo impianto di irrigazione funziona ed è molto più economico delle alternative che ci sono in commercio. L'unico limite è il numero di piante, perché non credo che la pompa sia sufficiente per far funzionare più di 5 gocciolatori. Un'altra cosa è che se finisce l'acqua e non ve ne accorgete, rischiate di rovinare la pompa. Magari bisognerebbe mettere un sensore di livello dell'acqua, che spegne la pompa se finisce l'acqua, ma io non ne avevo uno, quindi non è una cosa che faremo oggi. Anche questo video finisce qui. Io vi ringrazio di averlo visto, spero vi sia piaciuto e vi sia stato utile, e se è così lasciate un like, iscrivetevi e se volete seguitemi anche su Instagram. Inoltre, se avete una qualche idea da propormi su cui fare un video, scrivetela in un commento. Ciao e noi ci vediamo al prossimo video.
Thank you.